Quello che accade qui viene da lontano, viene da un progetto nato decenni fa di sottrazione dei beni pubblici. Cioè noi abbiamo trovato per 900 milioni di euro l'anno, tanto per darci un'idea che effettivamente mi ha un po' aperto gli occhi, sono 1700 miliardi di lire ogni anno vengono presi solo di Roma e bruciati. Allora abbiamo fatto diverse commissioni in quest'anno e mezzo e ogni volta abbiamo aumentato questa cifra fino appunto ad arrivare quasi a un miliardo, ed è incredibile, tanto più che poi vediamo dei bilanci che in qualche modo tolgono servizi ai cittadini, servizi e diritti, se pensiamo per esempio anche ad Acea. Io ci avremmo modo di... Prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che le vorrebbero dire qualcosa per il bilancio. Noi ci chiediamo, questa maggioranza dove sta? L'abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. Un provvedimento fondamentale come il bilancio di Roma Capitale, una manovra che impegna quasi 7 miliardi di euro e che viene votata come nei condomini, con delle assemblee fittizie in seconda convocazione per scavalcare gli ostacoli posti dai consiglieri di maggioranza che non si presentano o non si vogliono presentare per le loro lotte interne. Questa è la maggioranza che governa la città di Roma, così vengono votati i bilanci della capitale d'Italia. Un bilancio che in barba a quello che hanno detto 27 milioni di persone nel 2011 intende privatizzare Acea, l'azienda che garantisce un bene vitale. Per quanto riguarda Acea Ato 2, non solo dal lato acqua, anche per quanto riguarda proprio le dinamiche dell'azienda. Ma è possibile che noi, in una città che va a picco con i problemi che abbiamo di casa e di non arrivare a fine del mese, paghiamo dei manager 37.000 euro lordi al mese? Abbiamo fatto un'interrogazione, ci hanno risposto, prima non ci hanno risposto perché Acea ci dice siamo quotati in borsa, non possiamo fare brutte figure e allora non possiamo dare queste informazioni ai consiglieri. Poi ce l'hanno date, un file ve lo farei vedere, 52 pagine, non si capisce nulla, però i dati li abbiamo presi per vedere gli stipendi, 37.000 euro al mese, senza vergogna, senza un curriculum. Ma chi sono questi qui ai quali diamo? Ma chi è questo americano? Chi cazzo è questo giovane settantenne americano che gli diamo 300.000 euro al mese per rifare l'Acea, per rifare l'organigramma? Ma vaffanculo! Ma di là! Quando si parla di destra e sinistra, anche nel Parlamento europeo è una distinzione che non c'è più. La distinzione che c'è oggi è tra la difesa degli asset pubblici minimi, della dignità del cittadino di fronte alla finanza speculativa e alle imposizioni della Troica e delle istituzioni europee che vorrebbero appropriarsi con il capitale privato di qualsiasi bene comune e quindi levare quelli che sono gli asset minimi che permettono di vivere una vita dignitosa. Quindi è importante, secondo me, secondo noi, che iniziative come queste di stasera ci fossero tutti i giorni, perché i cittadini devono cominciare ad arrabbiarsi, per non utilizzare dei termini meno appropriati, ad incazzarsi perché la nostra città non funziona, le responsabilità sono sempre le stesse, il sistema che governa questa città è sempre lo stesso. Grazie. Allora, all'esito di questa manifestazione che c'è stata oggi, una delegazione di persone voleva salire su ed essere ricevuta dal Presidente dell'Aula. In realtà io sono risalita su per la Capigruppo, ma non c'è più nessuno. Il Consiglio si è sciolto perché è caduto di nuovo il numero legale, la Capigruppo è iniziata e finita in un tempo brevissimo, il Consiglio è quindi vuoto e nessuno sarà ricevuto. Le proteste dei cittadini rimangono inascoltate, come sempre.